giornali di questa settimana. Emilia Romagna, la CISL apprezza la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga ma chiede anche riqualificazione professionale. Sanità, i suggerimenti dei pensionati CISL per ridurre gli effetti dei tagli alla spesa in regione. Fabbriche, al via il primo concorso multimediale sul lavoro che cambia promosso dalla CISL. Salve e ben ritrovati a tutti voi per questa nuova puntata di Lavoro in Corso, il rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna con notizie, utili opportunità dal mondo del lavoro. Apriamo subito la trasmissione di oggi parlando di ammortizzatori in deroga che in Emilia Romagna, così come chiesto dalla CISL, sono stati prorogati a tutto il 2013 anche per non creare ulteriori elementi di difficoltà alle famiglie emiliano-romagnole, in particolare dopo i dati preoccupanti diffusi riguardo l'andamento economico della nostra regione. La CISL ha quindi apprezzato questo accordo, ma chiede contestualmente percorsi di riqualificazione professionale per la difesa occupazionale. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato al riguardo e che prego la regia di mettere in onda. Lo scorso 19 dicembre si è chiusa positivamente l'intesa con la Regione Emilia-Romagna per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013, favorita dalla maggiore risorse economiche stanziate dalla legge di stabilità. Infatti dagli 800 milioni previsti nella prima proposta si è arrivati agli oltre 1,7 miliardi di oggi e che assegnano alla nostra Regione una disponibilità pressoché analoga a quella dello scorso anno. Questo ci ha consentito di mantenere inalterato sostanzialmente tutte le normative per la concessione degli ammortizzatori in deroga per i lavoratori che saranno interessati nel 2013 e poter affrontare tutto l'anno con una maggiore serenità. Questo non vuol dire purtroppo che, viste le previsioni, siamo certi che le risorse basteranno. Naturalmente si farà un monitoraggio attento a metà anno sia a livello nazionale sia a livello regionale per vedere se queste risorse saranno sufficienti. Infine è stata inserita una nota verbale delle organizzazioni sindacali su iniziativa della CISL Emilia Romagna con la quale si insiste affinché nei prossimi mesi sia preso in seria considerazione l'attivazione concordata di politiche attive per il lavoro da affiancare agli interventi difensivi. La nostra attenzione adesso è quella, nei prossimi mesi, di provare ad affiancare alle politiche di contenimento, alle politiche passive del lavoro, così come vengono chiamate, anche un sviluppo delle politiche attive per consentire ai lavoratori che sono interessati agli ammortizzatori sociali di poter accedere anche a strumenti di formazione e aggiornamento per renderli più occupabili sul mercato del lavoro. La CISL è il sindacato che ti garantisce una tutela efficace ed estesa in ogni aspetto della tua vita, nel tuo lavoro, in famiglia, nei rapporti sociali. La CISL mette a tua disposizione la sua grande rete di servizi. Per lavoratori e pensionati, l'INAS offre assistenza e consulenza gratuita su pratiche pensionistiche, casi di infortunio o malattia professionale, previdenza complementare, titoli di soggiorno per immigrati o emigrati. Se hai avuto un incidente mentre ti recavi al lavoro o tornavi a casa dopo l'attività lavorativa, potresti essere stato vittima di un infortunio in itinere. Tale infortunio è riconosciuto dall'INAIL soltanto nel caso in cui si sia verificato per motivi lavorativi, in un orario compatibile con l'attività lavorativa che svolgi e nel normale tragitto che usi per andare al lavoro o tornare a casa. Ricordati che sei coperto dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni in itinere anche per andare a mangiare, quindi recarti nel posto dove solitamente consumi il pasto, a patto che non vi sia una mensa aziendale all'interno del tuo luogo di lavoro. Inoltre, se non usi mezzi pubblici e utilizzi quindi un mezzo privato, devi giustificare l'uso di esso, dimostrando che il mezzo pubblico non sia compatibile con il tuo orario lavorativo o che non copra la tratta che normalmente usi per andare al lavoro. I saldi rappresentano per molte famiglie un'occasione di risparmio, soprattutto in questo periodo di crisi dell'economia. Secondo di Consum, associazione difesa consumatori promossa dalla CISL, affinché i saldi risultino effettivamente convenienti, però bisogna osservare alcune regole. Innanzitutto ricordiamo che sull'articolo in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Inoltre, anche in periodo di saldi è possibile cambiare il prodotto purché difettoso. Non lo si può cambiare invece se non piace il colore o il modello.
Ricordiamo anche che è possibile pagare con carte di credito o bancomat se l'esercizio è abilitato, mentre la prova del prodotto resta a discrezione del negoziante. Qualora il commerciante si rifiuti di seguire anche una sola di queste regole, invitiamo il consumatore a rivolgersi senza indugio alla Polizia Municipale e segnalare il caso anche alla nostra associazione. Hai bisogno di assumere una badante? Vuoi informazioni sui diritti degli ammalati? Ti piacerebbe fare un'adozione a distanza ma desideri saperne di più? Devi sbrigare delle pratiche e non sai come fare? Lo Sportello Famiglia, istituito dalla CISL di Rimini, offre consulenze e assistenze per risolvere i tanti problemi della vita quotidiana a ciascuno di noi. Aperto nel marzo 2012, il servizio ha un ruolo di filtro, indirizza i richiedenti agli uffici giusti, sciogliendo i nodi della burocrazia italiana e svelando le norme che regolano ciascuna specifica situazione. Lo Sportello Famiglia si trova presso la sede della CISL di Rimini in via Caduti di Marzabotto 30 ed è aperto lunedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12, giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19. CISL Scuola Bologna organizza venerdì 18 gennaio dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede CISL di via Milazzo un incontro per presentare un corso rivolto a coloro che hanno superato i test di accesso della prima prova del concorso. Il corso si propone di fornire strumenti teorici e concettuali per affrontare la prova scritta, che consiste in una prova semistrutturata, quesiti a risposta aperta, finalizzata a valutare le competenze disciplinari e professionali. Per maggiori informazioni e iscrizioni al corso potete contattare la sede CISL di Bologna. La CISL di Modena ha donato 5 personal computer, di cui 2 portatili e 4.165 euro all'Istituto Comprensivo Sergio Neri di Concordia, che dopo il terremoto ha bisogno di supporti informatici per l'attività didattica e la biblioteca. I computer e il denaro sono stati offerti da aziende private in aggiunta al ricavato della festa di solidarietà per le popolazioni terremotate organizzata dalla CISL lo scorso 1 dicembre a Corlo di Formigine. Parliamo ora di sanità con i suggerimenti dei pensionati CISL per ridurre gli effetti dei tagli alla spesa in regione. A seguire Fabbriche, il primo concorso multimediale sul lavoro che cambia promosso dalla CISL. E infine come costruirsi una pensione integrativa per i lavoratori somministrati. Forti preoccupazioni per la sostenibilità del sistema sanitario regionale, sia pubblico che privato, a causa degli effetti delle manovre nazionali di riduzione della spesa sanitaria, meno 260 milioni per la regione Emilia-Romagna, sono stati espressi dalla CISL Emiliano-Romagnola. In particolare, i pensionati CISL avanzano delle proprie proposte a tutela delle persone non autosufficienti e quelle a basso reddito. Siamo per rivedere una serie di meccanismi che interessano anche il sistema sanitario e la spesa anche sociale. Nel senso che occorrerà rivedere anche la stessa funzionalità degli ospedali, dovranno essere riorganizzati in maniera diversa facendo riferimento alle persone in particolare e non alle malattie in quanto tali, e di conseguenza ci sarà la possibilità di risistemare il personale, di rivedere i meccanismi di organizzazione interna e quindi anche probabilmente fare delle sinergie dal punto di vista della disponibilità delle risorse, in sostanza dei risparmi possibili. C'è anche tutto il tema della farmaceutica, che è molto importante, sul quale sono fatti interventi, ma occorre ancora diminuirne la spesa a livello territoriale con un rapporto diretto con le associazioni. Ci sono dei tavoli aperti in regione, come molto importante è la revisione della convenzione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e cioè praticamente la parte più territoriale della sanità e del sociale. Sveglia! Datti una mossa! Svegliati! Non ci siamo proprio, 30 anni, non hai ancora una ragazza e c'hai un lavoro interinale. Somministrato, si dice somministrato. Ebbene, la stessa cosa, sì, ma tu, al tuo futuro, quando ci pensi? Cosa vuoi che faccia? Farti una pensione integrativa non sarebbe male, pensaci! A te oggi non costa niente e a me cambia la vita. Sì, non mi costa niente. Si chiama Fonte, più facile di così. L'unica cosa che devi fare è versarci la liquidazione e non ci pensi più. Guarda,
Nasce Fontemp, il fondo pensione integrativo per i lavoratori in somministrazione, dove la tua quota e quella del datore di lavoro vengono entrambe versate dagli enti bilaterali ed integrate fino al 4%. Inoltre, anche se lavori solo per un mese, il fondo destina per te ben 6 mesi di contributi. Ci possiamo fidare? Se te lo dico io! Fontemp, è il tuo futuro a chiedertelo. Scopri i vantaggi e le modalità di adesione su www.fontemp.it. Bene, con questi consigli sui fondi di previdenza complementare termina il lavoro in corso di oggi. Ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile rivedere questa trasmissione gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna che vedete in sovrimpressione o direttamente dalla pagina di YouTube o dalla bacheca di Facebook sempre della CISL della nostra regione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente sulle frequenze di ATV. Arrivederci!